sport, ma è un tema che si innesta molto anche sul turismo e sulla prossima estate. In Abruzzo sono attesi infatti migliaia di sostenitori del Napoli a cavallo tra le date del 26 luglio e del 3 agosto per il ritiro precampionato degli azzurri di De Laurentiis e di Mister Spalletti. Le date sono state ufficializzate proprio poco fa nel corso di una conferenza stampa appena terminata a Napoli. Noi siamo collegati con il nostro Paolo Durante, che l'ha seguita in diretta e ha raccolto anche delle dichiarazioni, alcune credo le potremo avere magari anche nel corso di questo TG in diretta, ma intanto Paolo, ecco, facci il punto, intanto partendo dalle date che sono 26 luglio, 3 agosto, tutto confermato? Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a tutti. Tutto confermato, dal 23 al 6 luglio ci sarà questo terzo ritiro, il terzo anno consecutivo che la squadra di Spalletti arriverà in Abruzzo, a Castel di Sangro, il quartier generale della squadra azzurra, e ci saranno in questo periodo, dal 23 luglio al 6 di agosto, 3-4 amichevoli di caratura, hanno detto in conferenza stampa. Era presente il presidente De Laurentiis, ma anche il tecnico Spalletti, oltre naturalmente al presidente della giunta regionale abruzzese Marsiglio, al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Hanno detto che ci saranno squadre di caratura internazionale, dunque saranno amichevoli molto importanti. Naturalmente Carmine, questo è il primo, si spera, incrociando le dita, vero ritiro in cui saranno tantissimi i tifosi partenopei che raggiungeranno l'Abruzzo, in particolare Castel di Sangro e tutto l'Alto Sangro, perché la morsa del Covid, dell'emergenza sanitaria, sembra essere notevolmente rientrata. Sarà anche un vero e proprio banco di prova per le nostre strutture ricettive, per la tenuta delle strutture ricettive. Dicevi dei contributi, allora io direi a questo punto di farvi sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni proprio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sentiamo. L'Abruzzo è una regione che secondo me ha dei valori fortissimi e c'ha un territorio ricchissimo che bisogna far conoscere assolutamente agli italiani e anche all'estero. Quindi quest'anno noi abbiamo deciso di non andare a giocare le nostre partite come abbiamo fatto l'altro anno, che siamo andati a giocare col Bayern Monaco a Monaco e in altri territori. Abbiamo detto invitiamo nello stadio di Castel di Sangro 3 o 4 squadre. Quindi ci saranno sfide importanti a livello europeo? Ci saranno delle sfide adesso importanti, ragazzi. Voi vorreste sempre fare i campionati del mondo. Ci saranno delle sfide di livello, e come abbiamo sempre fatto durante i nostri ritiri. L'altro anno invece abbiamo, perché c'era ancora il Covid, c'erano le ristrettezze anche di frequentazione dello stadio, quindi abbiamo fatto venire delle squadre di grande rispetto, ma che non avevano quelle skill che invece adesso andiamo cercando. 6 anni più l'opzione di altri 6, però avete confermato che saranno 12 comunque gli anni di ritiro. Saranno 12 anni, perché noi speriamo che intanto l'Italia recuperi quello smalto che gli appartiene e che quindi anche l'Abruzzo diventi sempre più promossa, più straordinariamente frequentata, e quindi 12 anni mi sembra un tempo. Del resto già 3 con quest'anno si saranno consumati, quindi ne rimarranno 9, veda, noi faremo così e i 9 anni sono passati. Ma davvero? Era 12 anni fa? Eh sì, 12 anni fa. Un'ultima cosa, Presidente, anche in Abruzzo ci sono tantissimi tifosi del Napoli, tifosi partenopei, in particolare c'è anche il nostro direttore di Rete 8 che è un tifoso. Mertens, Osimhen e Koulibaly saranno in ritiro a Castel di Sangro? Ma speriamo di sì, speriamo di sì. Però grazie. C'è tempo per verificare quali sono le loro intenzioni nelle prossime settimane. Va bene Paolo, grazie anche per il colpo basso al termine dell'intervista con la domanda sia per me sia per il Presidente. Insomma, non si è svelato molto del futuro tecnico del Napoli in questa conferenza stampa, qualche indicazione è stata comunque data dal vulcanico Presidente De Laurentiis. Certo. Ecco, poi credo Paolo ci sia... Carmine, sì. Prego, prego. C'è da dire questo, che poi c'è stato il colpo di teatro finale da parte del presidente De Laurentiis, perché proprio al termine della conferenza stampa, si stava quasi alzando, De Laurentiis ha detto porterò
lo scudetto a Napoli, e c'è stata un'ovazione qui in sala, quindi questo è stato il colpo di teatro finale da parte di De Laurentiis. Altra cosa importante da dire, anzi da ribadire, è che la convenzione firmata dalla Regione Abruzzo con il Napoli, come sapete, dura 6 anni più un'opzione di altri 6, però è stato detto e ribadito in conferenza stampa che in totale saranno ben 12, quindi è stato assicurato che saranno 12 gli anni di convenzione, quindi questo è quanto si è appreso. Adesso, se tu sei d'accordo, Carmine, c'è anche il contributo da parte del presidente Marsiglio, una brevissima intervista. Naturalmente il presidente è molto contento di ospitare di nuovo il Napoli e anche dell'operazione, di questo investimento fatto dalla regione. Da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli ci salutiamo qui con l'intervista a Marco Marsiglio. Presidente De Marsiglio, allora, per il terzo anno consecutivo il Napoli tornerà in Abruzzo a Castel di Sangro, che sarà un po' il quartier generale. Voi siete sicuramente soddisfatti, no, di questa scelta strategica che avete fatto qualche anno fa? Beh, i risultati sono già visti nelle prime due edizioni, che pure sono state funestate e caratterizzate in negativo dall'emergenza Covid, che impedì di utilizzare appieno le potenzialità, stadio semichiuso. Io dovetti fare un'ordinanza speciale, mi assunsi questa responsabilità. La prima partita che si tornò a giocare con la presenza del pubblico in Italia venne giocata a Castel di Sangro. Quest'anno si annuncia una stagione dove, salvo sorprese negative dell'ultimo minuto, non ci sarà questa stringente emergenza Covid, anche se è chiaro che il virus circola ancora, ma gli stadi sono aperti, si possono riempire. Anche il mister Spalletti ha annunciato che già gli allenamenti potranno essere seguiti dal pubblico. De Laurentiis ha annunciato 4 amichevoli di rango internazionale, quindi squadre europee che verranno a giocare a Castel di Sangro, un'occasione in più per far scoprire l'Abruzzo, le meraviglie del territorio a un pubblico sempre più vasto, e l'obiettivo di questa partnership è esattamente questo: rendere l'Abruzzo sempre più conosciuto a livello internazionale, fare innamorare tutti quelli che scoprono le bellezze dell'Abruzzo, della nostra meravigliosa terra.